Ciao ragazzi e bentornati a Casa Cisolla, il salotto buono della pallavolo, sempre in compagnia di Credembanca, sponsor di Lega Pallavolo Serie A. Qui al mio fianco in questo percorso alla cattedra il professor Tommy da Problemi di Volley, che ci porterà la voce pallavolistica del web. Ciao Tommy. Ciao Ciso, grazie mille. Ci avete scritto in tanti un mucchio di domande, continuate a farlo. Mi raccomando, seguite i profili di Serie A Credembanca. E sono molto, molto curioso di chiacchierare con la nostra ospite di oggi. Anch'io, andiamo subito a presentarla. L'ospite di oggi è l'ex palleggiatrice della Nazionale di Pallavolo, regista di Cuneo. È un piacere per me a presentarvi Noemi Signorile. Ciao Noemi, benvenuta. Ciao, grazie. Tutto bene? Tutto bene. Prego, accomodati. Grazie. Quella è la tua poltrona, non so come hai fatto a indovinare, ma hai azzeccato subito. Giusto. Allora Noemi, sappiamo che non sei nuova a comparsate televisive, hai un lunghissimo palmarès. Ci vuoi raccontare qualcosa delle tue esperienze televisive precedenti? Ma sì, dai, allora ne ho una un po' particolare, un po' bizzarra, perché qualche anno fa siamo state invitate a Zelig e la cosa buffa è che ci hanno fatto cantare Mille Shiro. Però il problema è che nessuna di noi era molto intonata, quindi a un certo punto durante la canzone si sentivano le nostre voci un po' così, e quindi abbiamo pian piano incominciato ad abbassare il tono della voce finché proprio si sentiva solo la sigla senza nessuno che cantava, perché eravamo veramente imbarazzatissime per le nostre doti canore. Allora, oltre alle tue capacità pallavolistiche, ai tuoi racconti che ne parleremo dopo. E canore. Sei un influencer molto molto attiva sui social, TikTok, Reel. Quale consiglio puoi dare a un vecchietto come me che di social ne sa molto poco? Sicuramente TikTok, perché TikTok in questo momento sta andando di brutto, quindi iniziare a usare TikTok. Poi ci sono cose anche carine, ma c'è anche gente anche anziana, molto anziana, che fa TikTok. Stai facendo qualche strana allusione. No, nel senso che ci sono i giovani, ma ci sono anche gente... un pochino più è trasversale, mettiamola così. Sì. Esperta, sì. Esperta che fa i balletti. Ma tu sei più sul balletto o su sketch? No, sono molto più su sketch, perché i balletti io sono dai. Negata, quindi vado più su... Allora forse ce la posso fare, poi fuori onda magari mi insegni qualcosa e ne facciamo un paio assieme. Va bene. Allora noi vi facciamo un po' i seri, parliamo di pallavolo. Tu sei alzatrice, che è il ruolo probabilmente più importante della squadra, dove gira attorno a tutto quanto. Come fai a trovare il feeling giusto in situazioni dove spesso magari cambi compagni una volta all'anno, compagni con abitudini diverse, lingue diverse, contatti stranieri, in città diverse? Com'è il tuo, nel tuo ruolo ancora più particolare e delicato, insomma, come fai a trovare il giusto feeling? Ma allora diciamo che alla fine io adesso tanti anni che gioco in Serie A, quindi ho acquisito già una buona esperienza e riesco a gestire, riesco a conoscere anche velocemente le mie compagne. Quest'anno per esempio a Cuneo avevamo una squadra quasi tutta nuova e molto giovane, infatti io ero la vecchietta, diciamo, del gruppo. E... non tocchiamo questo argomento. Si torna sempre lì. Purtroppo è un dato di fatto, me ne devo fare una ragione. E quindi con gli anni ho imparato un po' a conoscere e a prendere velocemente un po' le caratteristiche delle mie compagne. Non è facile, perché comunque ci vuole sempre un po' di tempo, però appunto esiste la preparazione prima di iniziare a giocare, che aiuta e ti serve per trovare il giusto feeling un po' con tutte le compagne. Ma io non sono nel femminile, ma nel maschile. COVID, anno di Covid a parte, di solito il primo appuntamento importante è la prima serata di squadra. Funziona anche così? Sì, anche nel femminile così. Che è quella che rompe un po' il ghiaccio. Sì, capisci già chi sono quelle più esuberanti, quelle più tranquille. Quelle su cui si può puntare, mettiamola sì, così. Sì. Delle compagne con cui hai giocato nella tua carriera, in assoluto, avessi un pallone decisivo, a chi le alzeresti? A Valentino Diouf. Ottimo. E com'è cambiato quest'anno per una persona, tra l'altro, esuberante come te, il dover giocare in palazzetti vuoti, senza pubblico o con pochissimo pubblico? Quanto è cambiato nella tua testa? Ecco?
Non è stato facile, perché comunque io sono abituata anche dopo la partita, fuori dal campo, a parlare con i tifosi, parlare con le persone, perché sono una molto a cui piace parlare, stare in mezzo alla gente, quindi non è stato facile anche giocare, perché sentivi tutto, ogni minimo rumore, sentivi cosa diceva la squadra avversaria, le ragazze. Il dirigente in tribuna, sbagliavi una roba, quindi quello è veramente stato brutto. Speriamo di ritornare a giocare con il pubblico, perché veramente manca tantissimo. Tiso, tu invece, che richieste hai per i tuoi palleggi? Ad esempio, quando è a Treviso è arrivato... Che richieste ho io da fare ai miei alzatori? Ad esempio, quando è arrivato Riccardinho? Ah... Quando è arrivato Riccardinho avevo il terrore del gioco veloce brasiliano che ha rivoluzionato la pallavolo. Io preferisco, mi ritengo un giocatore ancora oggi da palla alta, e immaginarmi questo ragazzo talentuosissimo brasiliano che sparava super missili anche da 6-7 metri a rete, me lo sognavo di notte. Poi in realtà è un grandissimo campione e in 2 minuti abbiamo trovato l'intenso. Noemi, quali sono stati i consigli che hanno cambiato in positivo nella tua vita, nella tua carriera, la tua situazione da pallavolista in generale? Ma il fatto di farsi scivolare le cose addosso, perché comunque il palleggiatore è un ruolo molto importante, ma anche molto duro, soprattutto quando magari hai giocatori che più alta, più bassa, più lunga, più corta, o magari... Può succedere, comunque. Sbuffano, fanno le facce, quindi sicuramente questo è stato uno dei consigli più importanti, perché comunque farsi scivolare ogni cosa ti fa anche comunque tenere la concentrazione e continuare a giocare la tua partita. Prezioso consiglio, ne farò tesoro. Quali sono le tue tecniche per far capire al palleggiatore che... Quasi tutte quelle che hai elencato, cadere all'indietro, no dai scherzo, si cerca sempre di aggiustare la palla, però effettivamente capisco che il ruolo del palleggiatore è molto molto delicato e difficile da questo punto di vista, perché mettere d'accordo, tutti vogliono la palla, tutti la vogliono perfetta, precisa, senza muro, nel momento giusto, e non è facile. Parliamo della famosa frase di Velasco negli schiacciatori che non parlano dell'alzata, o comunque dove non c'è lo scarico di responsabilità, soprattutto quella che arriva sul ricettore. Perché è la tua preferita? Ah, la mia preferita, perché giustamente Velasco dice che ok, l'attaccante si lamenta col palleggiatore, allora il palleggiatore può lamentarsi e la ricezione però è staccata. Il ricettore cosa fa? Non può dire ascolta, batti più piano. Quindi quella frase secondo me è una delle più belle, cioè. O no? Ma? No, ha ragione, poi Velasco non si tocca. Vedo gestacci dietro le quinte. Allora Noemi, come tu ben sai, siamo qui grazie anche al nostro sponsor Credembanca, che ci accompagna in questo percorso e che fa soprattutto del benessere della gente la sua missione. Al di fuori della pallavolo, a te cos'è che ti fa stare bene? La famiglia, la mia famiglia, e la salute della mia famiglia, penso che sia la cosa che mi fa più... cioè sapere che la mia famiglia sta bene, che i miei familiari non hanno problemi, penso sia la cosa più importante. Ma hai qualche rituale, qualche abitudine? Ti stacchi completamente, segui la pallavolo lo stesso? C'è qualche posto dove magari ti piace andare per staccare completamente la spina? Difficile staccare la spina, non la stacco quasi mai, perché purtroppo c'è sempre pallavolo. Però sicuramente quando voglio non voglio pensare troppo a magari i problemi o alle sconfitte, così prendo il mio cane, vado in campagna e lì un po' mi... Fai un TikTok? Faccio qualche TikTok, sì, diciamo che quello è un po' il mio staccare. Si dice fare un TikTok? Lo chiedo a me. Penso di sì, no? Sì, fai TikTok. C'è un termine tecnico anche per questo? Non lo so, perché magari facciamo una figura di super boomer quando dicendo fare un TikTok. Boomer vuole metterlo dentro a tutti i fuochi. Ce l'hai qui. Oh, adesso è arrivato il mio momento, sarò io a fare le domande a entrambi. Abbiamo a disposizione un device estremamente all'avanguardia, che sembra una semplice mano di gomma, ma in realtà è una mano di gomma. No, va benissimo.
Scegli tu. Ah, si può anche mettere bello. Si risponde per alzata di mano. Per alzata di mano. Vai, siamo pronti. Chi di voi due è arrivato a giocare col proprio idolo di ragazzi? Chi? Prima lei. Lalo Bianco. Grande Leo. Quando è successo? A Bergamo, il mio primo anno in A1, sono arrivata e c'era lei. E acceso? Io con Lollo Bernardi, che ammiravo da piccolino, mi sembrava inarrivabile, e poi ci ho praticamente dormito in stanza assieme per 4 anni, che detta così potrebbe sembrare in ritiro. Chi ha avuto più difficoltà a giocare senza pubblico? Non ci stavo pensando. Per me avere il pubblico, avere il tifo che ti incita è un po' una marcia in più, mi dava sempre quella carica e quella grinta in più, quindi quest'anno veramente è stata dura senza i supporter. Chi ha mai litigato con un allenatore? No, niente. Beh, qualche piccola discussione, ma non sono un tipo molto focoso da questo punto di vista. Cosa vi fa andare subito a genio un allenatore, oppure che cosa ve lo fa mal sopportare? Sono io. Certo. Fa andare a genio sicuramente quando c'è disponibilità, c'è dialogo, e quando puoi confrontarti magari su alcune scelte. Io parlo da palleggiatrice, puoi parlare, confrontarti su magari anche come impostare una partita. Invece cose che odio è quando magari ci sono quegli allenatori proprio fissati col loro gioco e ti dicono alza lì, alza qui, alza su, alza giù, e io non ho libertà di esprimermi. Chi è stato fermato in strada dai fan? Dai. Anche te. Tu. Anche tu. Tutti e due. Beh, qualche volta è capitato sicuro, non che ci sia la gente che si strappa i vestiti o si butta sotto la macchina, però specialmente fuori i palazzetti, con la maglia della nazionale ancora di più. Mai richieste bizzarre? No. Io no. A me è capitato sui social, però, di gente che ti chiede i calzini sudati dopo gli allenamenti, robe un po'. Ok. Noemi, siamo ai saluti, è stato per me un piacere enorme. Facciamo un piccolo brindisi, sì, per questa chiacchierata con le nostre tazze griffate. Purtroppo non c'è vino dentro, ma solo acqua, da buoni sportivi. Giusto. Bisogna far così. Cin cin. E in bocca al lupo. Grazie, anche a te. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Ciso per essere come al solito un ottimo padrone di casa, grazie a Noemi per esserci venuti a trovare. Mi raccomando, seguite i canali di Volley Serie A Credem per rimanere sempre aggiornati sul nostro format e su tutte le novità della pallavolo italiana. E seguiteci su TikTok, ovviamente.